nonostante le civiltà che hanno lasciato delle testimonianze incredibili, ma è anche ricco di preistoria. Ora noi ci troviamo a pochissimi chilometri da Ostuni, vicinissimi al mare, che è proprio di fronte a noi. E qui, lo vedete, c'è alle mie spalle l'entrata di una grotta, Santa Maria di Agnano. Ma quello che abbiamo di fronte a noi è un vero e proprio libro del passato. E basta scavare per far riemergere delle epoche ormai dimenticate del passato. E questo libro, come vedete, in questo momento è sfogliato, aperto, letteralmente esplorato da studenti e laureati dell'Università di Bari in questo progetto di scavo. E guardate, è bastato semplicemente scendere di una spanna, grazie, per ritrovare il passato che riemerge. Questa è la base di un vaso, di un'offerta votiva che conteneva dei cereali. È stata sepolta qui, sapete quanto tempo fa? 8.000 anni fa. Eravamo nel Neolitico antico. E voi capite tutta l'emozione di un archeologo, chi studia il passato, del ritrovare un oggetto così antico. Pensate, chi era la persona che l'ha sepolto, che l'ha toccato per l'ultima volta? Ebbene, sono passati 8.000 anni e uno di questi studenti è stato il primo a ritoccare questo oggetto. Sono passati 8.000 anni, è come una finestra del tempo che si è aperta. Ma questo luogo ha riservato altre sorprese, scoperte straordinarie. Una in particolare che è entrata in tutti i libri che studiano la storia e l'evoluzione dell'uomo. Questo vero e proprio tesoro che ci viene dalla preistoria oggi è custodito qui, nel Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale a Ostuni, il Museo di Ostuni. E si trova all'interno di questa teca. È uno scheletro incredibilmente completo, di una donna vissuta 28.000 anni fa. Colpisce non solo per la sua integrità, ma anche, soprattutto, per la sua età. Era una ragazza di 20 anni della preistoria, ma certamente una ragazza possente. Aveva corporatura muscolosa, veramente sorprendentemente alta e muscolosa, pensate che era alta 1,70 m. E se guardiamo il suo volto, scopriamo un volto compatto, regolare, con queste orbite a finestra, un po' rettangolari, e questa dentatura che sembra perfetta. Così erano i Sapiens di 28.000 anni fa, i dominatori dell'Europa, con i Neanderthal che erano da poco scomparsi, forse ce n'era ancora qualcuno in giro, non lo sappiamo. Però certamente quello che colpisce è che questa donna rappresenta gli italiani dell'epoca, gli abitanti della Puglia. Vivevano con ogni probabilità dentro delle tende fatte di pelle, un po' come gli indiani, proprio all'uscita di queste grotte dove sono state trovate, e probabilmente si spostavano. Allora questa zona d'Italia, la Puglia, era fatta in questo punto di steppe, di praterie con delle colline boscose. Era un clima più freddo di oggi e c'erano mandrie di cavalli, come se ne possono vedere oggi per esempio in Mongolia, e buoi selvatici, antenati delle nostre mie, che sappiamo che loro cacciavano questi animali, e la loro dieta era composta sicuramente da vegetali determinati dalla raccolta, quello che riuscivano a trovare proprio in un clima freddo, ma soprattutto da carne. All'incirca 70% cavalli preistorici e 30% buoi preistorici. Guardate la dentatura di questa ragazza. Colpisce perché sembra integra, ma nessuna ventenne di oggi vorrebbe uscire di casa con dei denti così. In effetti sono molto rovinati, se ci pensate, per una ventenne. E questo perché con ogni probabilità questa ragazza masticava le pelli degli animali uccisi, e per rendere il cuoio morbido e farne dei vestiti. Quindi vedete, sono tante le cose che ci insegna questo scheletro. Forse non aveva neanche completato la sua crescita. Certamente però questo scheletro ci racconta un dramma dell'epoca, perché il professor Donato Coppola dell'Università di Bari, quando ha scavato, ad un certo punto, sotto una pietra che copriva il grembo, ha ritrovato un corpicino,
Questa ragazza era incinta, era l'ottavo mese. Forse è morta proprio per un problema legato alla gravidanza. E la cosa che sorprende di più è che questo scheletrino intatto in tutte le sue parti, delicatissimo, di un bambino o di una bambina, non sappiamo, aveva delle falangi proprio state ritrovate all'altezza delle orbite, quindi era in questa posizione, la stessa posizione fetale che si vede quando si fanno delle ecografie durante la gravidanza, e questo ci rende questo dramma molto diretto, questo, e anche questa vita della preistoria molto più vicina a noi. È stata definita la mamma più antica del mondo, infatti non sono mai stati ritrovati degli scheletri di una donna in gravidanza così antica, 28.000 anni. Ma non è la sola curiosità legata a questo scheletro, ci sono tante informazioni che sono emerse durante lo scavo che ci fanno capire dei dettagli della vita dell'epoca. Accanto a questo incredibile scheletro preistorico, sempre qui nel Museo di Ostuni, c'è il calco di quando è stato ritrovato. Vedete, quando è riemerso, ecco come la posizione che aveva. Sembrava quasi una persona che dormiva. Si vede molto bene il cranio con una mano accanto alla testa, sotto la testa, e poi questo braccio, questa donna incinta, che sembra quasi proteggere in un ultimo estremo gesto questo suo piccolo che porta in greco. È davvero commovente. Ma se si guardano i dettagli si scopre qualcosa. Vedete, qui si vedono le ossa del piccolo, però si vedono anche delle conchiglie. Cosa ci fanno delle conchiglie proprio qui all'altezza del polso e poi qui sull'avambraccio, sull'altro polso? Ecco la spiegazione. Questa donna aveva due bracciali e due braccialetti. Uno di questi, eccolo qui, questo è uno dei gioielli sicuramente più antichi, bracciali forse più antico che si sia mai trovato. Era costituito da delle conchiglie marine e una ciprea. La ciprea è quella conchiglia che ha quella tipica forma, che è ancora stata utilizzata fino a recentemente da moltissime etnie nel mondo perché simbolo, anche per la sua forma, di rinascita, di vita. E quindi è come un amuleto che è un portafortuna per la vita. Non sappiamo se questi bracciali, braccialetti fossero indossati abitualmente o solo al momento della sepoltura. Ma c'è un altro dettaglio che colpisce. Vedete il cranio che ha questa colorazione rossastra. Era una polvere rossastra, l'ematite, che diciamo ricorda un po' il sangue, il colore del sangue, quindi della vita, ed è una colorazione, è un pigmento che si ritrova spesso nelle sepolture preistoriche, quindi possiamo capire che era quasi un desiderio di rinascita, forse in un al di là, non sappiamo, da parte di tutta la sua comunità quando ha sepolto in un altro questa donna. Ma anche qui si trovano delle conchiglie in testa, e allora ecco la ricostruzione, sono state trovate ben 650 conchiglie che probabilmente costituivano una specie di cuffia. Guardate, questa è una statuetta trovata in Austria, sempre preistorica, chiamata Venere di Willendorf. Praticamente è sempre preistorica, di un'epoca un po' successiva, rappresenta una donna formosa, probabilmente simbolo di fertilità, però guardate la cuffia. Era molto simile a quella che indossava questa ragazza. E questa cuffia era costituita da queste 650 conchiglie e ogni 80 conchiglie c'era un canino atrofico di cervi. I cervi hanno dei canini ma sono appena abbozzati, un po' vestigiali. Forse erano considerati degli elementi come delle perle, eccoli qua, sono stati trovati 8, quindi uno ogni 80, ed erano messi accanto, qui se ne vede uno. Quindi era una conciatura, anzi una cuffia estremamente elaborata. Era indossata normalmente nel gruppo, era un vestito da cerimonia, per così dire, oppure si usava solo al momento della sepoltura, non lo sappiamo. Ma l'idea è che questa donna sia stata quasi divinizzata, sepolta dentro una grotta, protetta e inviata, per così dire, in un viaggio nell'aldilà, assieme al suo figlio. E c'è un'ultima immagine di questa scena commovente che è rappresentata in un'altra sala, in cui si vede questa donna, sembra quasi dormire, e al momento, diciamo, pochi istanti prima che venisse poi ricoperta e inumata e cominciasse quel lunghissimo viaggio che l'ha portata fino a noi, ma sicuramente non possiamo non immaginare un dettaglio importante, che quella persona, questa
italiana, questa pugliese così antica, è solo l'inizio di una lunga storia che porterà poi a tutte quelle civiltà che hanno caratterizzato poi il bacino mediterraneo, l'Italia e la Puglia.